Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video. Di che cosa parleremo in questo video secondo voi, se non di cartoleria? In questo caso vi parlerò di Wish, perché questo video nasce in collaborazione con Wish. Se non conoscete Wish, Wish è una piattaforma di e-commerce che permette ai propri utenti di acquistare un sacco di articoli, a volte a prezzi scontati, originali, direttamente dal proprio cellulare. E io, siccome iniziano le scuole, l'università, finalmente in presenza, ritorniamo a lavorare in ufficio e anche la scrivania del vostro ufficio, come quella di casa vostra, per chi lavora in remoto merita di essere stracolorata, ho scelto un sacco di cose pastellose, un sacco di cose in perfetto stile kawaii e inoltre Wish mi ha dato la possibilità di avere un codice sconto per voi che è Valina 20, del 20%, che è valido per una settimana a partire dalla pubblicazione di questo video. Ok, questa è la cosa più bella che ho deciso di tenere fino alla fine, perché in realtà è una cosa che va composta ed è la cosa veramente più carina di tutte le cose che ho ordinato su Wish. Sono strafiera di averla presa, tra l'altro ho anche scelto una delle mie combo preferite di colori, rosa e lilla, ma la vediamo alla fine. Iniziamo intanto togliendo questa scatola e facendovi vedere le prime cose che ho preso, quindi partiamo proprio dalle matite. Allora, vi dico già che su Wish ci sono varie matite presenti in varie fantasie. Ad esempio, queste qui io le ho scelte perché mi piaceva tanto questa combo colore tra rosa scuro e azzurro, tema fragola, ma in realtà c'era anche a tema ananas e anche kiwi. Erano veramente molto 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 carine. Sono 12 matite. Eccole qui, meravigliose. Questo colore mi faceva impazzire. Guardate quante sono. Mi piace anche perché hanno la gomma da cancellare. Per chi non conosce Wish, vi ricordo che ad esempio io ho ricevuto tutto in circa 20 giorni. Però ad esempio se cliccate sull'opzione Wish Express, in genere gli articoli arrivano in 7-10 giorni. Ora sposto anche la scatola per farci più spazio, anche perché in questo video voglio anche andare a comporre le cose che ho acquistato, come ad esempio l'astuccio, che è questo astuccio rosa che è bellissimo, in realtà molto 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 spazioso ed è disponibile anche in altri colori. Ci andrò proprio a mettere le matite. Questo set, che è un set tutto rosa, vedete, è un set cancelleria composto da matite, tempera matite, righello e gomma da cancellare rosa con questo pattern tutto quadrettato tipo tovaglia, era disponibile anche in altri tre colori. Lo andiamo ad aprire, lo apro proprio con voi. Ho sempre paura che quando vado ad aprire le cose combino qualche pasticcio, e invece no. E adesso vado ad aprire insieme a voi l'astuccio. Questo astuccio mi è piaciuto proprio perché è di quegli astucci con varie sezioni, quindi abbiamo questa sezione perfetta per washi tape, colla e forbici. Mi piace con la rete perché è trasparente, quindi si può vedere quello che c'è sotto. Qui per le penne, un'altra taschina con retina trasparente e poi questo qua, la cui particolarità è che vedete, se allargate così con la zip, e vedete, si forma questo spessore che è perfetto secondo me anche per inserire tutti i pennarelli, evidenziatori, quello che volete, anche piccoli segnapagina, notes. Io ho ordinato anche dei segnapagina, quindi è perfetto. È troppo carino. Tra le cose belle di Wish c'è il fatto che ogni prodotto che ordinate ha una sua valutazione e quindi voi potete tranquillamente leggere tutte le recensioni degli utenti che hanno dato un punteggio al prodotto, una sua valutazione. Vado a mettere la gomma, vado a mettere il righello. Ci inserisco anche un po' di queste. Continuiamo con questi che sono dei segnapagina, vedete, di tre colori diversi. Questa è la taglia M. Su Wish trovate anche la taglia S, dove c'è spazio appunto solo per, ad esempio, scrivere una lettera dell'alfabeto. Sono perfetti ad esempio per organizzare i vostri esami all'università oppure anche a scuola, per se usate molto spesso i raccoglitori. Andiamo anche questo a mettere qui. Poi
Prima ho citato i washi tape, ho preso un set composto da 5 washi tape. No, guardate, tra l'altro l'ho preso anche con gli arcobaleni, quindi ne prendiamo uno per farvi vedere. Inoltre vi ricordo che in info box troverete sia il rimando a tutta la lista dei prodotti che ho preso e anche al codice sconto Valina20. Così magari curiosate all'interno di Wish e capirete anche quanto è facile ordinare un prodotto. No, vabbè. Ah, io è ovviamente la prima volta che creo l'astuccio. Era una vita che non creavo un astuccio per andare a scuola. Bene. Poi, un'altra cosa interessante che ho preso, questo washi, che in realtà è un dot sticker, cioè un washi perfetto per fare degli elenchi puntati circolari. Perfetto veramente sia per creare dei pattern in agenda, sia per creare degli elenchi puntati, ad esempio per fare l'elenco degli esami o dei vostri clienti se lavorate in remoto. Continuiamo con dei notes, ossia dei memo pad. E mi piaceva tanto perché mi piacevano i quadretti che mi ricordavano i quaderni delle elementari e questo motivo floreale, però sappiate che ci sono anche in altre fantasie, tipo il tema frutta ad esempio. Continuo con due cose che mi sono piaciute tantissimo e sono, queste le volevo assolutissimamente, sono due colle. Io volevo il tema orsetto, quindi ho preso questi due, mi piacciono tanto. Quindi due colle, cioè ma come sono carine. In realtà me le sono immaginate sulla scrivania e ho pensato fossero stupende, anche solo come soprammobili, ma va bene, questa sta benissimo qui. E l'altra possiamo metterla qua, tanto è capientissimo. È arrivato il momento delle penne. Allora, il set di penne ne ho presi due. Le prime sono queste. No, guardate come sono belle. Queste sono penne perfette per stare sulla scrivania, ma vi dirò anche per essere fotografate da quanto sono belle. Mi piacciono tanto questo effetto geometrico. Bellissime. E poi ho preso un set di penne che non avevo mai visto, una vera e propria novità. Sono le penne costellazioni, sono delle penne a sfera e c'è rappresentato lo zodiaco, cioè sono bellissime, guardate le sfumature. In realtà le ho prese a prescindere perché erano troppo belle, cioè stupendissime. Adesso le proviamo, sono bellissime. No, guardate qui che meraviglia. Ho preso un foglio che bianco su bianco non si vede molto, ma giuro che ho preso un foglio e vedete, vi faccio vedere la punta. Io adoro le penne gel. Io le avevo prese tutte nere, quindi è vero che il set appare colorato, ma scrivono anche questa, vedete che è rosa. Tutte nero, perché io scrivo tantissimo in nero e quindi non le volevo colorate, anche perché ho preso colorato quest'altro set e ve le faccio rivedere perché sono troppo belle, cioè sono stupende, cioè sembra di avere in mano un cielo stellato, una galassia, lo spazio. Mentre queste qui sono colorate e il colore della penna è sempre evidenziato sul tappo, vedete? Ad esempio questa sarà verde e noi la andiamo a provare. Verde. Ritorniamo all'astuccio e alla sua capienza, così ci mettiamo queste che chiaramente si è visto che sono le mie preferite, un po' qua, poi ci mettiamo anche questa qua che è la mia preferita e poi ci mettiamo anche quella con i cuori che è carina. Oh, e poi ci mettiamo anche, dai, rosa, no, rosa su rosa no, micro pois. No, vabbè, aspettate che forse ce n'entra anche un'altra. Perfetto, direi, no? Spostiamo un attimo le penne per andare a prendere. Allora, non c'è video di Valina senza, innanzitutto, sticker. Poi arriveranno anche altri, ma prima vi faccio vedere, ho preso questa confezione. Sapete che se non dico adorabile,
almeno una volta in un video YouTube non siete contenti e non potete prendermi in giro. Piccolini. Torta. Tutto sul rosa, eh. Rosa, rosso fragola, rosa. Bellini. Adesivi. C'è anche l'unicorno. E li andiamo a mettere nel nostro astuccio super capiente. Tutti, 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 tutti. Tanto c'è ancora spazio. Scopri che cosa succede alla fine del video, se questo astuccio esploderà o meno. Io dico di no, perché mi sembra che ci stia entrando veramente tutto, tutto, tutto. Che ufficio e che università sarebbe senza un astuccio così colorato e gioioso? Andiamo avanti con gli evidenziatori. Ho scelto un set da 6 evidenziatori. Vi dico già che sono mini, eh. Ogni evidenziatore ha una faccina nel tappo. Quindi riapriamo. Oddio, forse sto esagerando. E richiudiamo tutto. È super, super, super capiente. Tra l'altro... Ah, posso... Voilà. No, vabbè. Super compatto, ci piace anche il colore. Andiamo con il pezzo forte. Andiamo con il pezzo forte, molto fiera di farvi vedere questo organizer ad anelli, che non è solo un organizer ad anelli, ma ha delle tasche, 2 portapenne, ma era venuto insieme ad un sacco di accessori, ecco perché il mio entusiasmo, e quindi vi faccio vedere tutti gli accessori. Ovviamente nell'info box c'è il link a questo prodotto e da lì scoprirete tutti gli accessori che sto per farvi vedere adesso. Super fiera del mio prodotto preferito, che avete capito che è questo. I vari accessori sono questa penna multicolor, ma tenetevi forte e voilà! Adesso lo componiamo insieme. Questo organizer mi rende tanto tanto felice perché è composto da tantissime cose. In questa bustina non c'è solo un washi tape, non ci sono solo una pioggia di sticker, ma ci sono anche delle graffette con pompon, ci sono i fogli, ci sono i divisori con tab, ci sono i charms, ci sono vari altri sticker. E adesso lo andiamo a comporre perché verrà una roba bellissima. Io giuro, quando l'ho visto ho detto no, questo qui lo devo assolutamente mettere nel video, altrimenti mi sento male. E adesso poi mi direte se vi piace o no, a me è piaciuto tantissimo. Prima tab. Ok, fogli a righe, li metto tutti insieme, vedete? Altre tab, guardate che carine. Come sono emozionata. Giuro che questa cosa l'ho fatta prima di iniziare il video e ero felicissima. Queste cose mi piacciono da matti, anche perché secondo me sono cose che non si trovano molto facilmente. Infatti è sicuramente il mio prodotto preferito anche per questo. Ma vedete, ci sono anche i quadretti. Poi andiamo a comporre con questi altri 3, un segnalibro, un tag e un altro segnalibro, o quello che volete potete anche tagliare, li vado a mettere qui, che sono molto carini da vedere. Oppure con una foratrice potete ad esempio fare dei buchi e metterli qui, sempre nel planner. E poi il nastro, che è questo qua, il washi tape, lo lascio fuori. Anche la penna a questo punto lascio fuori, vi faccio vedere ad esempio questi sticker, e che sono ispirati a Van Gogh, che vado a mettere qui, in una delle 4 taschine. E poi iniziamo a mettere le graffette con pompon. Che carino! Basta, non dirò più che carino. Poi abbiamo questo, che è perfetto se volete ad esempio tenere i fogli insieme. Ci sono anche delle toppe, delle toppettine a forma di animaletto. Le andiamo a mettere qui. Poi ci sono questi che sono però decorativi e che non andrò a mettere. Nuvole. I 3 colori e anche un cuore. Ci sono vari sticker, tutti di queste tonalità, soprattutto del rosso, del viola e del blu, e li andiamo a posizionare. E carini, anche il fiocco. Secondo me è anche una bellissima idea regalo.
e gli altri, se volete, potete metterli qua dietro. Un'altra cosa molto 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 carina sono i charms, vedete che brillano con queste stelline, e l'unicorno. Vi faccio intanto vedere gli sticker da vicino. È troppo carina questa cosa. I charms in genere si mettono qui. Potete anche decidere se tenerlo uno solo o anche due. Vedete? No, ve lo faccio vedere così perché è stupendo. E qui, volendo, potete scegliere se inserire la penna multicolor unicorno oppure no. Credo che toglierò l'unicorno e terrò solo questo qui con le stelline qui, e poi ogni tanto magari lo alternerò, lo metterò in fondo. Ho visto anche nelle immagini di questo planner che spesso questi sticker li attaccano proprio qui, e anche qui dietro, nelle pagine, oppure anche addirittura in copertina. Però io per adesso no, è perfetto. Vi faccio vedere il prodotto finale, che è veramente una curiosità. È un notepad scratch e arcobaleno ovunque, quindi arcobaleno, le pagine sono nere, e questo è il bastoncino per disegnarci e scriverci sopra. Esiste in due formati, io ho scelto questo piccolo, che credo sia una 6, e vi faccio già vedere come ci ho lavorato. Vedete? Adesso vi faccio vedere, arcobaleno ovunque, sotto è tutto pieno di colori, bellissimo, sembra una lavagna, vedete? E vi saluto così. Vi ricordo che nell'info box ci sono tutti i riferimenti a questi prodotti, vi ricordo anche il codice sconto, balina 20, è veramente stracarino, utilizzate, vedete, il bastoncino per disegnare o scrivere, secondo me è anche un oggetto stupendo per i bambini, oddio, a me piace anche per me, ma vabbè, e giustamente la creatività non ha mai limiti di età. E spero che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mettete like o iscrivetevi al canale, e io spero che tutti questi prodotti vi abbiano fatto impazzire quanto hanno fatto impazzire me. E magari nei commenti scrivetemi qual è stato il vostro prodotto preferito. Io chiaramente il planner ad anelli nel formato A5 con tutti quegli accessori molto kawaii, ma anche questo scratchbook note molto 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 arcobaleno. E quindi ciao ciao!